Una partita che si racconta per quanto è avvenuto sul campo e per ciò che si è visto in tribuna. Cominciamo naturalmente dal campo, dove il Como ha fatto passare un brutto quarto d'ora ai rossoneri, che sono riusciti a raddrizzare la barca soltanto in chiusura, quando nessuno ci avrebbe più scommesso un soldo bucato. Il Como ha punzecchiato in continuazione il Milan, che col suo tran tran nel primo tempo cercava di addormentare la partita. Con grande vivacità, impegnandosi su ogni pallone, i lariani hanno reso precaria la zona del Milan, che è stata disturbata e colta spesso in velocità con Dirceu in stato di grazia. Il Milan ha perso Di Bartolomei dopo 20 minuti per infortunio e Lidl ha mandato in campo Manzo. Questo è un tiro di Dirceu parato con difficoltà da terraneo. Un pericolosissimo colpo di testa di Galli, che ha mandato la palla a stamparsi sul palo, è stato in pratica l'unico sussulto del Milan nel primo tempo. Al termine di quest'altra bella azione del Como è terraneo a vedersela brutta, ma in questa occasione l'arbitro aveva fischiato il fuorigioco. L'attacco del Milan senza Hetli è parso leggerino. Rossi e Virdis non hanno sempre avuto palle giocabili a disposizione. Nella ripresa il Milan ha messo la testa fuori e ha cercato di vincere la partita, ma a questo punto il contropiede micidiale del Como è andato a segno con Borgonovo. L'azione è molto bella, ma secondo i rossoneri viziata da un fallo su Baresi. Mentre il diavolo schiuma di rabbia, il Como non si accontenta e per due volte va vicinissimo al KO. Ma il destino è in agguato e in questa domenica si chiama Icardi. Ecco il gol dell'1-1. Presidente Loverde, lei rischia di passare alla storia come il presidente che ha parlato di tutto tranne che di calcio. La partita com'è andata? Non per colpa mia, però adesso la ringrazio per questa domanda. Il fatto che non abbiamo mai parlato di calcio è per colpa di tutti delle situazioni attuali. Sono occupato in altre faccende. Ma penso che mi sia anche, come si dice, mi sia districata abbastanza bene in questa bailamme di avvocati, di sequestri e procedure. Questa partita di calcio, la ringrazio di parlare un po' di calcio, perché effettivamente è una grande soddisfazione riuscire a pareggiare una partita che forse avremmo potuto passare in vantaggio al primo tempo con quel gol di testa che ha preso il palo, e già siamo abbonati con questo palo qui, no? Quei pali, no? Sì, sì. Quel palo sinistro. Senta, parliamo anche della formazione che c'era in tribuna. Dico, quindi comincia a parlare non sì, di calcio. No, perché mi sembrava c'è il dottor Paolo Berlusconi, certo, che fa parte del gruppo Berlusconi, non so quale funzione avrà nel Milan, adesso di questo si può parlare perché ormai la vendita è stata effettuata e quindi vendita del pacchetto azionario, quindi ormai dobbiamo parlare di sistemazioni delle funzioni del nuovo gruppo. Ma in campo non c'ero. No, in campo, in tribuna, nella formazione della tribuna. Nella formazione della tribuna c'ero, sì sì, ci sono sempre stato negli ultimi tempi, non vedevo perché oggi non avrei dovuto esserci. Domani magari obiettivamente saremmo contenti perché abbiamo mosso la classifica, abbiamo fatto un punto. Adesso è chiaro che siamo un po' amareggiati perché pensavamo ormai di aver vinto la partita, e direi anche con merito.